Sì, per settore giovanile è prima volta. Domani la prima partita alle ore 16 contro la Serbia. Siamo quasi 2 mesi che ci alleniamo, che con delle interruzioni, ma siamo concentrati su questa partita che, anche se prima, è forse anche la partita più importante per noi. Vediamo, l'abbiamo preparata bene, abbiamo avuto dei filmati di loro, dei tornei che hanno fatto in Portogallo e in Ungheria. I ragazzi sono tranquilli, sereni, però carichi, pieni di voglia, che hanno dimostrato anche in queste 2 partite che abbiamo fatto ultime a Torri e a Trieste. Ringrazio le società di Torri e di Trieste che ci hanno permesso di fare queste 2 partite. Ecco, hai detto della Serbia, poi ci saranno nell'ordine l'Islanda il 13 agosto e a seguire il 15 agosto, dopo un giorno di riposo, la Slovenia. Livello del girone in una manifestazione il cui livello però complessivo è molto alto, lo sappiamo. Sì, sono 16 squadre, tutte squadre ben attrezzate, ma è quello che volevamo fare, giocare contro le squadre forti. Non possiamo lamentarci, girone difficile, tutti i gironi sono difficili. Lì non c'è un girone facile e quello che vogliamo fare partite importanti. Vediamo quando cominciano, sono fiducioso. Di certo c'è che, è vero, nel mezzo c'è stata la pandemia, quindi c'è stato un lungo stop, però è vero, dicevo, che questa nazionale ha avuto comunque opportunità, soprattutto nell'ultimo periodo, di lavorare in maniera continuativa. Sì, sì, la federazione ci ha permesso di lavorare, aveva un occhio di riguardo verso questi ragazzi, appena riusciva a trovare il modo di radunarli, gli si faceva radunare, e da quel punto di vista siamo avvantaggiati, perché non credo che altre nazioni hanno, cioè non è che non credo, ho le informazioni certe che non si sono radunate così tante volte come noi. Questo può essere un vantaggio per noi, vediamo. Il tuo messaggio a questi ragazzi a poche ore dal debutto? Di mettercela tutta, so che ce la faranno, cioè che metteranno tutta, di essere sereni e che poi le loro qualità verranno fuori.